Ciao a tutti e bentornati a Techno Babylon. Terzo episodio e ci siamo lasciati nell'ufficio dei due agenti di polizia dopo la fuga del Mindjacker. Hey, Lau. Yeah? What do we do now? Parliamo della vittima. Looks like we found our latest casualty. Pare che si tratti dell'ultima vittima. Damn it. Why him though? Cazzo. Perché lui però? I was wondering the same thing. We're assuming the Mindjacker's a data thief. Mi stavo chiedendo la stessa cosa. In teoria il Mindjacker dovrebbe essere un ladro di informazioni. The usual MO would be to target valuable info he can sell on the black market. Il modus operandi, il solito modus operandi si avrebbe previsto prendere di mira informazioni di valore per poterle rivendere al mercato nero. But this guy, he was an HR administrator. Eppure questo era un amministratore delle risorse umane. Apparently a very good one, but not the kind who'd be let in on company secrets. A quanto pare uno anche bravo. Ma non il tipo che al quale sarebbero state affidate, al quale verrebbero affidate dei segreti di società. We'll just have to ask the Mindjacker when we catch him. A quanto pare dovremmo chiederlo al Mindjacker quando lo cattureremo. Got any ideas where we can look next? Idea di cosa potremmo, di dove potremmo cercare? I thought you were supposed to be the lead on this case. Pensavo che tu dovessi essere il capo in questo caso. We could look into that other lead. What was his name? Potremmo seguire l'altra pista. Qual era? Come si chiamava? Gil Vanderwall? Yeah, that's the one. Già, proprio lui. I thought Vanderwall made it pretty clear he wasn't going to speak to us. Mi sembrava che Vanderwall avesse chiarito che non avrebbe voluto parlarci. Might just be the way you handled him. Forse per il modo in cui l'hai trattato. Tact is apparently not your strong point. Il tatto a quanto pare non è il tuo punto forte. I like to speak my mind. Mi piace essere chiaro. I'll contact him and see if he's more open to persuasion. Cercherò di contattarlo per vedere se è più incline alla persuasione. He might cooperate if you're not there threatening him with physical injury. Forse potrebbe decidere di collaborare se non ci sei tu a minacciarlo. He's a dyed in the wool felon. He deserves worse. È un disgraziato vero e proprio. Si merita di peggio. But if he can help us. Ma se può aiutarci. All right. See what you can do. Va bene. Vedi cosa riesci a fare. Let me know if you find anything. Dimmi se scopri qualcosa. We'll do, Regis. Quindi lei va a ci farà sapere. Trying to tidy Lau's desk for her is a battle lost before it's even fought. Cercare di mettere a posto la scrivania di Lao è una battaglia persa in partenza. That's what she says, like it was something from the art of war. Mi ha detto esattamente queste parole, come se si trattasse di un estratto dall'arte della guerra. One of Central's fisheye cameras, someone has covered it in tape. Una delle telecamere della centrale. Qualcuno l'ha coperta con del nastro adesivo. Ah, ok, quindi c'è un terminale, waste chute, quindi la pattumiera, diciamo, dei monitor. Hai già sistemato tutte le impostazioni in modo esattamente come piacciono a te. Cables, stessa roba. Ah, ce ne possiamo anche andare. Allora, prima di andarcene da qui però voglio essere sicuro di aver fatto tutto. Ok. Vediamo al nostro computer che cosa. Se si capisce qualcosa. Ok, niente, è solo la. Ah,
Una foto. Iksha and Charlie, maggio 2066, quindi 21 anni prima di questo, dell'ambientato, di quando è ambientato il gioco. Ah, SEL sta per Centralized Emergency Logistics. Notizie. Sports, weather, non ci interessa. E questa è la mail. Da null, null node received. Ok, tutta sputtanata. La tua eredità. Molto importante che scarichi e attivi questo pacchetto. In una location sicura. Il prima possibile, non dirlo a nessuno. Delle vite dipendono da esso. Abbiamo scaricato il pacchetto di dati sul Traveler. Non sei sicuro di chi possa essere, di chi possa avertelo mandato? Un informatore, forse? Per quanto questi comportamenti da, diciamo, nascosti nell'ombra ti possano dar fastidio, qualsiasi aiuto in questo momento può esserti, apprezzi qualsiasi, hai voglia di sfruttare qualsiasi aiuto ti si presenti in questo momento. Santiago, dottor Visa, howdy, hey Charlie. Perché ci stai occupando l'auto così tanto in questo periodo? Anche a noi altri servirebbe una whitehead on cases, una mano sui nostri casi. Probabilmente immagino. Posso immaginare perché non la lasci andare, però davvero, amico, dacci un lascia un po' di spazio anche a noi. Dottor Regis, in seguito alla nostra discussione durante l'ultimo check-up, non hai ancora scelto il wetware neuroconnettivo potenziato. Why not? Nonostante però non ci sia da preoccuparsi, si ricordi che il suo lavoro diventerà man mano sempre più difficile, man mano che il supporto per i sistemi non wetware verranno dismessi. Fulcrum, amministratore Fulcrum, Charles Regis, il pagamento per rental della Tier 3. Ok, va bene. La centrale. Dottor Regis, il feed ottico del tuo ufficio non funziona più. In base a, secondo alcuni comportamenti, esempi di comportamentali del suo passato, credo che sia stato manomesso da parte sua. Nonostante potrebbe non obiettare di ricevere sorveglianza, si ricordi che questa è per la sua sicurezza e quella dello staff cell. Ecco qua, questo è il van der Waal. No, dottor Regis, apparentemente la mia prima risposta non era chiara. No, non vi aiuterò con nelle investigazioni, nonostante le sue minacce. Se continua a fare a lanciare accuse senza fondamenta riguardo a qualsiasi legame che potrei avere con questo col crimine organizzato, sentirai i miei avvocati. Petra Weissmal. Ciao Charlie, ho paura che le cose non vadano bene per Baxter. Central's approved. Prenderla sul personale, non è che abbia ignorato i tuoi input, però non sei la persona più obiettiva dopo ciò che ha fatto a te e a tua moglie, giusto? Ah, quindi c'è un qualcosa con questo Baxter.
Ah, questo è il file. Qua. Possiamo chiamare, ma non abbiamo numeri. Quindi possiamo chiuderlo, direi. Allora, qui. Data package. I trust Max, but I know Central would hear everything and sell headquarters. Mi fido di Max, ma so che Central sentirebbe qualsiasi cosa all'interno dei del quartier generale. Quindi ce l'ascoltiamo una volta fuori. Magari andiamo sul tetto. Allora, con loro non si può interagire. Lì c'è l'ascensore. Intravediamo di qua. Surgical Lab, San Diego and Preston's Office. Oppure camera, waiting room. Allora, cominciamo da qua. Qui non si può interagire con nulla tranne con... Hey kid, you all right? Ehi ragazzo, stai bene? Ah, basta, c'è solo un ragazzino che aspetta. Madonna che fastidio sto beep. Anche se sei in grado di sopportare le opinioni del dottor Santiago, pare che ci sia il solo dottor Preston in ufficio. Vorresti proprio evitare un altro sermone sui meriti del governo centralizzato. Va bene? Locked. Dr. Santiago must be working on something he doesn't want me seeing. Chiuso. Il dottor Santiago starà lavorando su qualcosa che non vuole che io veda. Non abbiamo molta scelta, quindi. Ah, figo. È uno screenshot. Ah, e possiamo decidere dove andare. Bello. Quindi qui dove eravamo prima? Poco fa. Questa è la location della puntata scorsa. Andiamo sulla balcony. Un po' Snatcher. Torre Fulcrum. Che è dove abbiamo l'appartamento, se non sbaglio. When people worry, there's always something they find to help them. Quando la gente si preoccupa, c'è sempre qualcosa. Trovano sempre qualcosa perché che li aiuti. Drinking, the tramps, even God sometimes. Il bevono, si immergono in trance, oppure in Dio. Me, I've got a place I like to go to. It's helped me when I've been troubled in the past. Io ho un posto dove mi piace andare. Mi ha aiutato quando mi sono trovato nei guai, in passato. Che vabbè, questa exposition per il giocatore è un po' gratuita. Ma io vorrei spostarmi però. Ah, ok, si cammina lì sopra direttamente. I'm not climbing that. It's sickly enough as it is. Non avevo intenzione di scalarlo. Sono già abbastanza in alto. Anche senza guardarla per un secondo, quelle parole sono scolpite nella mia memoria più a fondo di qualsiasi altra cosa. Iska Regis, ah, moglie amata, amica di tutte le cose viventi. 11 agosto 2034, 2 gennaio 2067, aveva 33 anni sua moglie. Non pensare di noi come ingegneri, come non pensiamo di noi come noi stessi come ingegneri, ma come artisti. Povera. It's empty. È vuoto. C'è solo la vista. Io ho intervenuto per la vista. Ok, allora possiamo ascoltare il
pacchetto. Here goes nothing. Tanta. Dr. Regis. Dr. Regis. Yes. Sì. Regis. Ma Central still giving us a negative on the aerostat. Dalla centrale ci dicono ancora non ha nessun rilevamento positivo sull'aerostato. It's like it just vanished. È come se fosse sparito. So I thought I'd better give you a heads up. Quindi pensavo sarebbe stato giusto darti un heads up. Do you mind? I was in the middle of something. Ti spiace? Ero nel mezzo di qualcosa. How did you find me? Come mi hai trovato? Central told me you'd be here at Fulcrum Tower. La centrale mi ha detto che saresti stato qui a Fulcrum Tower. Also, it said stop turning your traveler off. E inoltre mi ha detto di dirti smettila di spegnere il tuo traveler. What a surprise. I like my privacy though. Ah, che sorpresa. Mi piace la mia privacy però. That's why I come here. È per questo che vengo qui. You hang around the balconies much? Di solito ti intrattieni spesso sui balconi, che non sono i balconi veramente. Take a look at the plaque. Guarda la placca. Vixia Regis, beloved. Oh. Regis, this is. Regis, questa è. I'm sorry, Charlie, I didn't know. Mi spiace, Charlie, non lo sapevo. You wouldn't have. I don't tell anyone about it. Non avresti potuto. Non lo dico a nessuno. Wow. I know you've got some seriously high up strings you can pull. Wow. So che hai dei contatti che puoi sfruttare. But I didn't think they'd ever let someone be buried up here. Ma non pensavo che avrebbero mai lasciato qualcuno seppellire qualcuno qui sopra. And how the hell can you afford somewhere like this? E come fai a come diavolo fai a permetterti un posto come questo? We were married for 4 years. Siamo stati sposati per 4 anni. I'm sorry it couldn't last. Mi spiace che non sia durato. We met in our professions. She was a genjineer as well. Ci siamo incontrati sul lavoro. Era una genjineer anche lei. Un'ingegnera genetica, immagino sia. You didn't have kids? Non avete figli? My previous work, well, it left both of us infertile. Minchia. Il mio lavoro precedente, beh, ci ha resi entrambi sterili. We had embryos prepared through IVF, but we never got to using them. Avevamo fatto preparare degli embrioni tramite fecondazione artificiale, ma non abbiamo avuto il tempo di usarli. I'm really sorry. Mi spiace. I remember reading it was Baxter, wasn't it? Mi sembra di aver letto Baxter, giusto? Don't push it, Dr. Lau. Non ti spingere oltre, dottoressa Lau. Sorry. Scusa. She isn't buried up here. Non è stata sepolta qui. She was processed like anyone else. È stata processata come tutti gli altri. I see. Capisco. The tree is special though. Però l'albero è speciale. I made it myself. From scratch. L'ho fatto io, dal nulla. Planted and grew? L'hai piantato e cresciuto? No. No, l'ho fatto. It's a cross of Chrysophyllum canito and Prunus cerulata. È un incrocio tra Chrysophyllum canito e Prunus cerulata. The junk DNA in every cell of it contains her entire genome. Il DNA di ogni cellula dell'albero contiene il suo intero genoma. Wow. Wow. Takes a lot of looking after. Bisogna stargli dietro molto. But you're doing it for her. Ma lo stai facendo per lei? Makes it all worth it. Lo rende ne vale la pena. You're right though. This place is very expensive. Però hai ragione. Questo posto è molto costoso. Why do you think I live in a pod in the southeast barrel? Perché credi che viva in un pod nel quartiere sud-est? Didn't know that was where you lived either. Non sapevo vivessi lì. I think I figured out why you went off the grid to come up here tonight. Credo di aver capito perché sei venuto qui staccandoti dalle connessioni stanotte. You heard about Baxter, didn't you? Hai sentito di Baxter, vero? They let a monster like that walk. Hanno lasciato un mostro come
quello camminare. They didn't parole him because they approve of what he did. Non l'hanno difeso perché approvano ciò che ha fatto. He's out because he's got skills Central thought would be useful. È stato rilasciato perché ha delle abilità che la centrale pensa siano utili. With a governor jammed in his limbic system. Con un governatore Well, he won't be the same man. Non sarà lo stesso, praticamente ha incasinato il sistema linfatico, limbic, non so se sia linfatico, di un governatore. He can't even imagine hurting anyone again. Non può nemmeno pensare. Ah no, a lui l'hanno fatto. E non può neanche pensare di far del male a qualcuno. Even if it were completely true, anche se fosse vero al 100%, I know that there is absolutely no way I could forgive him. So che non c'è assolutamente alcun modo in cui io possa perdonarlo. On the bright side, he'd probably be pretty mad at you too. Beh, se ti può consolare, probabilmente sarebbe incazzato con te anche lui. Well, if he could have thoughts like that anymore without falling over and puking. O almeno lo sarebbe se potesse avere pensieri del genere senza svenire e vomitare. You put him away, and that counts for something. L'hai sbattuto dentro, e questo significa qualcosa. I know it's not exactly normal for you to open up. So che non sei solito aprirti con gli altri. But if you want someone to talk to, I... Ma se ti serve qualcuno a cui parlare, io... Central wants us? Ci vuole la centrale? I'm afraid so. We better get going. Mi sa di sì. Faremo meglio ad andare. You coming? Vieni. I just need a moment to think, Max. Mi serve un momento per pensare, Max. A little privacy. It's why I came up here in the first place. Un po' di privacy, magari. Visto che è quella per cui sono venuto qui. I understand, Charlie. I'll be in the car. Capisco. Vado in macchina. I'll see how long I can stall Central. Vedo per quanto tempo riesco a trattenere la centrale. Max. I... Io... Yes? Nothing. No, niente. That's all right, Charlie. I understand. I'll be in the car. Va tutto bene, Charlie. Capisco. Sarò in macchina. I can't ask for her help in this. Non posso chiedere il suo aiuto in questa cosa. I'm not even sure what this is yet. Non so nemmeno che cosa sia questa. Ce la facciamo? You are alone, as requested. Sei da solo, come da istruzioni? Yes. Now what is sì. This about? Allora di che si tratta? 1448D-A, 1448D-B, 1448D-C, 1448D-E. Numeri. Excuse me. Prego. Lo stomaco ti si contorce quando non appena riconosci l'immagine. Sai cosa sono, li hai già visti. Ma non ricordavi i loro numeri seriali. Cazzo, chiunque ti stia chiamando ha 4 contenitori di embrioni, i tuoi. What about them? E allora? They were removed from the El Rassis Medical Center, originally deposited at 1615, on the 11th of November 2065. Sono stati prelevati dal centro medico di El Rassis, dove sono stati depositati originalmente alle 16:15 dell'11 novembre 2065. They have been fertilized by yourself and Dr. Victor Regis. They were frozen at the earliest viable phase of growth. Sono state fertilizzate da te e dalla dottoressa Victor Regis. Sono state congelati, non appena ci sono stati segni di crescita. 3 are female and 1 is male. They were deposited after your fertility treatment proved. 3 sono femmine e 1 è maschio. Sono stati depositati dopo che la cura per la fertilità ha dimostrato. Stop! Why are you telling me this? Fermo, perché mi stai dicendo tutta sta roba? Who are you? And what are you doing with my kid? My embryo. Chi sei tu e cosa stai facendo con i miei figli? Con i miei embrioni? You are about to meet with a contact, Gil Vanderwall. Sta per incontrarti con un contatto, Gil Vanderwall. In his home is an active memory module, a most unique model.
A casa sua c'è un modulo di memoria attiva, un modello unico. You will secure it for us. Further instructions will follow. Te ne approprierai per conto nostro e le nuove istruzioni ti verranno date solo allora. And what if I don't? That image could be a sim. E se non lo facessi, quell'immagine potrebbe essere solo una simulazione. Apparently you need more incentive not to waste my time. A quanto pare ti serve più un ulteriore incentivo a non sprecare il mio tempo. Oh, cazzo. One is gone. Three remain. Uno è andato, ne rimangono tre. Do it quickly. Your legacy is in jeopardy. Fai in fretta. La tua progenie è in pericolo. Che stronzo. Un conflitto si forma nella tua mente e nel tuo cuore. Cedere al ricatto in questo modo sarebbe l'antitesi di tutto ciò per il quale che rappresenti, sia come agente della legge che come essere umano. Dall'altra parte, non riesci a sopportare di mettere a rischio una piccola parte dell'eredità per la quale hai lavorato così tanti anni. To save the lives of our children, I think I can accept that. Per salvare la vita dei nostri figli, credo di poterlo accettare. Che peso! So, despite the incident at Animus, I may have some good news. Allora, nonostante l'incidente all'Animus, potrei avere delle buone notizie. We might have a break in that string of mindjackings. Potremmo aver trovato una falla in quella riguardo al mindjacking. Vanderwall agreed to talk. Quindi Vanderwall ha accettato di parlare? Yeah. How'd you guess? Sì, come facevi a saperlo? He couldn't hold out forever. Non può resistere all'infinito. What did he say? Cosa ha detto? Didn't want to talk over the... Non ha voluto parlare al... Lau? Lau? Central wants a word. La centrale vuole parlarti. Dr. Regis, Dr. Lau. This isn't just a social call for an update, is it, Central? Non è una chiamata amichevole per un aggiornamento, vero? Dr. Regis, lately you have spent a great deal of your time off network. Dottor Regis, ultimamente hai passato molto tempo scollegato. It is for your safety and that of the citizens that we... È per la tua sicurezza e per quella dei cittadini che noi... Central? Centrale? All points bulletin, evacuation in progress at Barbara's Gate Transit Station. A tutte le unità, evacuazione in corso alla stazione di transito di Barbara's Gate. Case officers Regis and Lau assigned to crisis management. Gli ufficiali Regis e Lau sono stati assegnati alla gestione della crisi. What's happening at the... Che sta succedendo? All case data has been transferred to Dr. Lau. Your vehicle has been rerouted. Tutte le informazioni sono state trasferite alla dottoressa Lau. Il veicolo sta venendo dirottato. Please seek an expedient resolution to the situation. Central out. Cercate una risoluzione dalla situazione. Chiudo. Business like as ever. Let's go see what this is about. Lavoro, come sempre. Vediamo di che si tratta. Allora. Bene. Non è stato un episodio dove abbiamo fatto molto, però la storia va avanti. Si infittisce tutto, abbiamo avuto un po' di risvolti, diciamo, sul quantomeno sui personaggi, sul personaggio che controlliamo. E che dire? La cosa si fa interessante, per cui se volete vedere come va a finire, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!